Consigliere, un avanzo di bilancio della città metropolitana di oltre 45 milioni di euro da destinare alla manutenzione per le strade, un ottimo obiettivo in vista poi della chiusura della legislatura. Assolutamente, a questi 45 si aggiungono altri 22 di cui il Consiglio ha già deliberato e sono in atto gli accordi quadro con l'indizione delle gare. Grazie al lavoro del Consiglio metropolitano e all'intuito del sindaco Luigi De Magistris si è consentito di poter utilizzare l'avanzo vincolato. Sono 11 progetti, tutti ricadenti nelle strade di competenza di città metropolitana, quindi riguardano tutte le aree e i comparti, tra cui il comparto terzo dell'isola d'Ischia. Allo stesso, per il triennio andranno 6 milioni di euro, di cui nel 2019 già abbiamo bandito. Per il 2020 e 2021 ci saranno ulteriori 4 milioni e mezzo, 2,2 e 2,3 per interventi che riguardano la sicurezza stradale delle arterie che insistono sull'isola d'Ischia. Sicurezza stradale e viabilità, questo vuol dire un maggiore traffico, una maggiore scorrevolezza del traffico, ma anche sicurezza e quindi evitare gli incidenti che si verificano ovunque, sia sulla terraferma sia sulle isole, in particolare nei periodi più trafficati. Per le politiche del traffico sappiamo che la competenza è del comune, per ciò che attiene alla città metropolitana noi ci limitiamo, tra virgolette, a tenere in ottimo stato manutentivo e di decoro quelle che sono le arterie di competenza di città metropolitana. Quanto ai flussi di traffico e alle probabili vicende che si sono succedute di incidentalità stradale, anche su questo la città metropolitana, il sindaco Luigi De Magistris, sta mettendo in atto a breve una delibera di indirizzo dove cercherà di attraverso azioni di remizzazione cercheremo di diminuire appunto le probabilità di incidenti sull'isola. Per l'isola di Ischia avete già immaginato delle zone oggetto di intervento o bisogna ancora verificare? Le zone oggetto di intervento sono quelle stabilite dal decreto prefettizio. Maggiormente noi ci rivolgeremo a quelle che sono i misuratori di velocità del traffico, delle velocità, i rilevatori di velocità. Laddove è possibile metterli e dove il decreto ministeriale e quello prefettizio ce lo consente, utilizzeremo appunto questi dispositivi per far sì che attraverso di loro si diminuiscano anche gli incidenti e le mortalità. Per quanto riguarda la sua delega, quindi la manutenzione delle strade, abbiamo parlato con lei anche del piano strategico, anche in questo senso è forte l'attenzione della città metropolitana. Assolutamente sì, lo abbiamo dimostrato con gli atti, con i fatti. Il piano strategico metropolitano è un progetto inclusivo che non ha visto distinzioni e colori politici e ha finanziato tutti i progetti per coloro che li hanno presentati nei tempi giusti e con le modalità che avevamo richiesto. Abbiamo dato una svolta ai comuni che non avevano, come tutti, possibilità economiche per far sì che si risvegliasse quel senso di appartenenza politico ed istituzionale e per abbellire anche le nostre comunità. Prima fra tutte l'isola d'Ischia. Quindi in definitiva per tutti i comuni dell'area metropolitana di Napoli nei prossimi anni strade più sicure. Lo abbiamo approvato, lo ritengo un cosiddetto piano Marshall della viabilità, in 3 anni 70 milioni di euro splittati sulle 3 annualità, come dicevo, per tutte le arterie metropolitane, con la metodologia dell'accordo quadro, ovvero che laddove servono e insistono pericolosità interveniamo subito.